perché il cinema? Perché ero innamorato di una ragazza che lavorava in un cinema, poi il cinema l'hanno chiuso, però io sono continuato ad andarci. No, in realtà no, mi è sempre piaciuto raccontare delle storie. Da sempre, insomma, avessi saputo disegnare forse avrei fatto il fumettista, solo che sono proprio negatissimo. Infatti facevo dei fumetti molto divertenti in cui i personaggi erano figure geometriche, erano le uniche che sapevo fare, ma non piacevano molto. Poi a un certo punto mi hanno portato su un set un amico, mio padre fa teatro amatoriale, un amico, sai, come tanti fanno i corti così, e ero abbastanza piccolo, cioè, avevo avuto 13 anni, però mi sembrava che quello strumento mi potesse permettere di raccontare le storie esattamente come volevo, e tra l'altro in quell'ingenuità mi sembrava anche abbastanza semplice, per cui ho pensato di cominciare a raccontarle così e poi ho continuato, perché effettivamente è qualcosa che mi dà la possibilità di, in cui riesco a mettere veramente tutto quello che vorrei senza che niente mi sembri mai mancare, no? Poi invece rispetto alla scelta di Guido per questo film e alla scelta di questo genere per questo film, io insieme a Marco, a Paolo e altri ragazzi abbiamo studiato tutti quanti insieme alla Scuola del Cinema di Milano, e facendo la scuola avevamo fatto cortometraggi di finzione, documentari, e il mockumentary era un po' quello che mancava, insomma, no? Una figura di ibrida a cavallo tra questi due generi, e per cui siccome ci piace sempre sperimentare, fare delle cose nuove, eravamo molto stimolati dall'idea di utilizzare questo genere per raccontare una storia, e però non avremmo mai forzato la mano se non fosse che quando poi abbiamo conosciuto Guido, la figura di Guido ci sembrava perfetta, sia per come Guido nella vita, sia per come Guido viene raccontato, no? Questo eterno conflitto. È un cabarettista, è un performer, o è un poeta, è un autore, il nuovo Dante, così. E allora l'idea di scindere il personaggio di Guido, quindi restare attaccati alla realtà, perché di lui parliamo, ma costruire della finzione sopra, per cui Guido si sdoppia, ci permetteva di raccontarne la figura togliendo dal campo giudizi e pregiudizi che servono sempre a poco, no? Quindi ci dava questa grossa libertà. E poi era molto più divertente da scrivere, forse anche, no? Questo loro lo possono dire meglio. Il film, cioè l'idea del film ce l'ha raccontata Alessandro, nel senso come mai ci piaceva e perché abbiamo voluto fare un film con Guido e Armando. E per quanto riguarda la scrittura, tutto nasce in realtà da una specifica affermazione di Guido, che alla nostra proposta ci disse: guardate, la mia vita non è interessante, io faccio due cose, scrivo e faccio ridi, però se mi proponete una storia che mi prende, che mi piace, ne parliamo e lo facciamo. Allora lì siamo tornati a casa, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ok, troviamo la storia che gli piace, e come può piacergli questa storia, e ci siamo inventati appunto questo personaggio che non esiste, forse sì, ma non lo sappiamo neanche noi ormai, e abbiamo scritto un soggetto, praticamente proprio una sinossi in cui a grandi linee c'erano gli snodi narrativi del film, e da lì in poi di fatto il film ha avuto qualcuno ha detto una scrittura liquida, ed è vero in un certo senso, perché qualunque cosa voglia dire, però sai, fa postmoderno, esatto. Citazionismo e così. E perché di fatto l'abbiamo scritto più di una volta, e l'abbiamo riscritto in corso d'opera, il che non vuol dire che abbiamo corretto delle cose che non funzionavano, che non ci funzionavano più, ma semplicemente in questo caso, che poi in realtà è un'eccezione rispetto a come si lavora di solito dal punto di vista della sceneggiatura, il film si sviluppava, tra virgolette, da solo. Noi trovavamo molti spunti per scrivere
o per spostare i pezzi di quello che doveva succedere, di quello che era successo, di quello che stava succedendo, mentre andavamo a intervistare qualcuno, dopo che conoscevamo qualcun altro, quando Guido ci suggeriva dei nomi, principalmente per fare in modo che con lui passassimo meno tempo possibile, e, fino ad arrivare poi a un'altra vera fase di riscrittura grossa, che è stata quella del montaggio, perché questo film ha... come spesso, cioè, succede spesso, ma nel nostro caso credo che sia stata veramente una trasformazione grossissima quella del montaggio, che è stata una vera e propria scrittura ulteriore, non a posteriori ma successiva, in cui le cose si sono incastrate come poi il film le racconta in sala, ecco. Beh, c'è stata anche, tu in realtà forse non lo sai, ma una delle proposte che volevamo sottoporti prima di immaginare Armando era sostenere, fare un film in cui sostenevamo il fatto che tu fossi già morto. Fichissimo. Una sorta di El Cid postmoderno. Perché non me l'avete proposto? L'avrei accettato sicuramente. Ma c'era un problema a un certo punto, però io ero più per quella, poi mi hanno bucciato. Beh, il problema probabilmente facciamo era... noi. Il problema probabilmente era che, cioè, più che altro i tempi verbali, perché dopo tutti dovevano parlare al passato remoto e non volevamo far brutta figura alla gente. No, sicuramente una cosa che non abbiamo fatto è stato scrivere. Grazie. Grazie. No, è stato scrivere le battute, no? Tutto quello che viene detto nel film è la libera la libera testimonianza delle persone che intervistavamo, e di Guido e di Armando, no? Il lavoro di taglia e cuci, l'orchestrazione di quello che poi è stato detto da tutti, la selezione del materiale, che è enormemente più vasto di quello che è stato conservato nel montaggio finale, è stato questo mosaico di tutto il sottobosco che riguarda Guido, che è il vero centro di interesse che lui cercava di tenere nascosto, che ha animato tutto un mondo dentro la quale il soggetto originario della storia dei due fratelli poi si è mosso. E un'ultima cosa, sempre rispetto alla scrittura, c'è anche da dire che concretamente noi andavamo a fare le interviste e che preparavamo prima rispetto a una selezione di argomenti rispetto ai quali l'intervistato si poteva esprimere, decidevamo, sceglievamo insieme tutti e tre cosa potesse funzionare se attribuito a Guido e cosa potesse funzionare se attribuito ad Armando, ma la fase più interessante, perché c'erano sempre tutti e due, sia Marco che Paolo sul set, o almeno uno dei due, la cosa più interessante era la scrittura quando si tornava a casa, no? Cioè, tornavamo con questo materiale, loro prendevano gli appunti mentre si parlava, e quindi quello che gli intervistati dicevano di vero, che noi non potevamo sapere perché era un'intervista, non era qualcosa di scritto, poi veniva rielaborato, per cui loro due magari mi proponevano, dice, ma allora da qui potremmo aprire una finestra e andare di qua o da un'altra parte ancora, e questa è stata una fase estremamente affascinante nella quale personalmente il loro lavoro è stato fondamentale, perché altrimenti io sarei anche potuto perdere in qualche modo. Si aprivano 2000 mondi, ma poi lo sceneggiatore sa tenere le briglia della storia e anche sa gestire un po' le malattie del regista, che vorrebbe sempre raccontare tutto. Insomma, se lo scriveva lui diventava noioso, così era bello. Ecco, sì, in due parole questo, di fatto. Io volevo davvero fare il musicista, in realtà, quindi la rockstar è una parola forte, ma lo dico anch'io perché prendo un po' in giro da solo, però ho iniziato in realtà cantando in un gruppo, quindi ci ho anche tentato, però cantavo veramente male, quindi per fortuna poi ho cambiato rotta. Non avevo mai pensato al cinema, in realtà, proprio questo no, anche perché non amo stare davanti a un pubblico live, non amo assolutamente... Non è che non ami stare davanti alla telecamera, ma non mi piace vedermi, come capita anche ad altri. Non mi piace né vedermi né ascoltarmi, tanto che io il film l'ho visto tipo poche ore prima che uscisse poi in sala. Mi sembrava giusto vederlo prima a casa e poi sul grande schermo. Non mi piace vedermi, quindi è un bel problema rispetto a questo mondo del cinema. Non mi guardo neanche mai nei live che vengono registrati, non mi sono praticamente mai visto, quindi non rientrava nel mio piano quinquennale, però adesso sono contento che sia successo, nel senso che per me uno dei valori di questo film è anche proprio la parte documentario, il vero documentario, perché i ragazzi di Elianto mi hanno davvero inseguito per un anno o più
non mi ricordo neanche più di un anno e mezzo, in una fase della mia vita artistica in realtà interessante, perché ho iniziato a fare un tour importante in posti importanti con un'organizzazione più sviluppata e quindi hanno documentato un momento importante. Tra l'altro in quest'anno mi è uscito anche un libro, non di poesia ma un romanzo, quindi una cosa che anche lì non avevo tanto considerato, è stato quindi utile. Poi la parte invece fiction è la parte strana di questo film, chiaramente anche per me, perché mi sono sdoppiato. All'inizio mi sembrava una roba estremamente innaturale e mi è sembrata innaturale anche un po' in tutta per tutto il film, durante la fase, diciamo. Mi sembra innaturale sdoppiarmi, però adesso vedendo il film viene quasi, cioè viene, questi due personaggi hanno una loro autonomia e questo è stranissimo e anche un po' inquietante in effetti. Il futuro è una cosa che non si può dire perché non la puoi sapere finché le cose non succedono, no? Anche questo film in realtà c'era un'intenzione forte di far qualcosa, ma se devo essere sincero, prima di vederlo in sala lì, sto realizzando oggi, in questi giorni, esattamente che cosa abbiamo fatto. E per il futuro sicuramente credo che mi piacerebbe lavorare di più con la finzione. Se parliamo di messa in scena, di ricostruzione di qualcosa che possa essere verosimile. Dall'altra parte però, anche con questa esperienza, anche a causa di questa esperienza, non mi immagino più a sedermi con Paolo e Marco a un tavolino e dire inventiamo una storia così, cioè scrivendo dei personaggi, immaginando delle situazioni, stando nel chiuso di una stanza. Quello che invece mi immagino è di avere un'idea, una suggestione, anche l'inizio di una storia, ma poi andare a cercare qualcosa che succede per davvero nella realtà e riportarla e, per carità di Dio, poi la realtà per me va svelata, quindi su quello costruire, andare, ampliare. Però questo rapporto concreto con la realtà, con quello che succede, con le persone che incontri, credo che sarà una cosa che comunque vorrò sempre tenere, insomma, che non credo di voler più abbandonare, al di là della forma. Ma in realtà la forma, secondo me, deriva dalla storia che vuoi raccontare. Ogni storia trova la forma giusta, non è una cosa che decido a priori. Non mi interessa questo. Io sono curioso di sentire Catalano cosa dice di questo film in tre parole. Io dico che è divertente, nel senso comico anche, e anche inquietante, divertente e inquietante. Beh, epocale sicuramente, cioè se no non saremmo qui a parlarne. Memorabile, post moderno. Liquido. Purtroppo troppo poco erotico, un grosso rimpianto, ci sono poche tette, ragazzi, lo dico, possiamo farsi censurare se c'è bisogno. Mancano anche i segmenti d'auto che ti avevamo promesso. Manca un po' di azione e un po' di sesso, che comunque sono robe che... Cioè al botteghino queste cose le paghi, cioè se non ci metti la quarta stella non la prendi. Quindi marketing, però per il prossimo ci attrezziamo. Ci metteremo. È una promessa che vi facciamo, metteremo tette e inseguimenti d'auto.